Cavalleria Rusticana e Pagliacci, il dittico, come dire, che è stata la mia prima produzione alla Scala, quindi ormai ricordo perfettamente che quando mi venne proposto io recalcitravo, cioè proprio dicevo: ma che c'entro io col verismo? Io non sarò mai capace di fare le opere veriste. Poi è andata a finire che ne ho fatte anche ben tre di Umberto Giordano, quindi voglio dire, ormai si è aperto un rapporto bello con questo repertorio. Però comunque ecco, il contesto mi allontanava, ecco, mi appesantiva la musica, per così dire. E quindi a un certo punto, spinto da questa sensazione, mi decisi a svuotare completamente il palcoscenico. Quindi proprio a fare con niente, con delle sedie, con un crocifisso. L'idea centrale sta nel fatto che la messa venga vista. Nel nostro caso, invece, la messa è proprio al centro, no? Quindi il coro è al centro. E questo spostamento ha avuto una grande importanza perché, diciamo, l'asciuttezza della messa in scena riporta, per così dire, l'argomento, la musica, la drammaturgia, a tutto, a una radice che in realtà è quella della tragedia greca. I personaggi della tragedia greca vanno incontro al destino che incombe su di loro. Lo spettacolo è stato ripreso più volte. Qui alla Scala, anche a Parigi, alla Bastille, e lo ripropongo senza nessun cambiamento. Ma i cambiamenti sono sempre nelle produzioni di qualunque regista, ma certamente in particolare nel mio modo di fare teatro, stanno nei diversi interpreti, perché diciamo, io non, gli spettacoli che faccio sono griglie aperte al lavoro interpretativo dei cantanti, cioè nel senso che sono costruite su un dialogo tra me, regista e gli interpreti. Non chiedo ai cantanti di essere, così come non chiedo agli attori in teatro né al cinema, di fare quello che io dico loro. Ovviamente ho ben preciso dove voglio arrivare, però il cammino da fare credo che debba essere fatto insieme. È uno spettacolo testoriano, ecco, se penso a Testori, alle sue atmosfere di periferia, cioè quindi quest'idea del teatro, di un certo abbandono proprio dei personaggi, anche in questo caso naturalmente, al loro destino. E comunque di questo dittico, quello di cui sono veramente molto contento è di aver fatto due spettacoli completamente diversi. In effetti a un certo punto io dicevo, ma sono due opere così diverse, così proprio ciascuna con una propria grande autonomia. Da qui anche il fatto che si può scegliere se cominciare con uno o con l'altro. La prima volta nel 2011 aprì Pagliacci e chiudeva Cavalleria, adesso al contrario.